credere. Conoscere. Comprendere. Orizzonti Cristiani. La gioia del viaggio. E adesso presentiamo un volume dal titolo Per ragioni di salute, San Carlo Borromeo nel quarto centenario della canonizzazione. Ne autrice Fabiola Giancotti, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a ciascuno di voi, grazie. Dunque, questo volume nasce ovviamente nel quarto centenario, come lo stesso titolo dice, della canonizzazione di San Carlo Borromeo, che è avvenuta nel 1610, quindi nel 2010 appunto ricorreva questo quarto centenario, questo importante anniversario. Da quel momento in poi, dopo la pubblicazione di questo libro, sono però nate una serie di iniziative appunto volte a ricordare la figura di San Carlo Borromeo. Vogliamo un po' illustrare chi è stato San Carlo Borromeo per Milano e in generale per la Chiesa tutta? Assolutamente, San Carlo Borromeo è una figura importantissima anche perché è vissuto proprio nel 1500, nella seconda metà del 1500 e ha potuto, con la conclusione del Concilio di Trento, di cui lui è stato assolutamente un protagonista, stabilire quelle che poi sarebbero state le norme, le regole, ma anche le istruzioni per la Chiesa di tutto il mondo, soprattutto per la Chiesa europea, avendo pubblicato e diffuso in maniera molto capillare quelli che erano stati gli atti della Chiesa milanese, che costituiscono proprio la base della cattolicità. Cioè, tra l'altro, San Carlo Borromeo, partendo da Roma, dove era stato anche segretario di Papa Pio IV, che era suo zio, ha potuto poi essere nominato cardinale di Milano e dal 1565 fare per Milano quello che in diversi secoli non era stato fatto, quindi istituire quello che era la questione cattolica e la questione ecclesiastica e la direzione della Chiesa di Milano, che ancora adesso, come conosciuta anche come Chiesa Ambrosiana, è un esempio, è un modello per tutto il mondo, possiamo dire. San Carlo Borromeo muore nel 1584, viene subito istituito il processo di canonizzazione che si conclude nel 1610. Questa data è una data importantissima nella celebrazione nel ricordo di San Carlo Borromeo, perché è la data dove moltissimi studi, moltissimi libri e moltissime celebrazioni si concentrano proprio per ricordare questo santo. Il titolo del volume, il titolo che lei ha scelto, è Per ragioni di salute. Vogliamo spiegare appunto le ragioni di questo titolo? Le ragioni sono la scrittura di San Carlo. Io ho potuto leggere, la cosa mi ha dato moltissima soddisfazione, le opere di San Carlo. Le ho trovate nelle biblioteche, le ho trovate nelle librerie antiquarie e le ho trovate alcune anche in libreria. Però leggendo le opere di San Carlo, che sono sterminate, sono infinite, non c'è pagina dove lui non cita questa parola, la salute. Intendendo la salute sia come salute, diciamo come la intendiamo noi, sia come salute come condizione della qualità della vita e quindi della restituzione in qualità di ciascuno che possa scrivere, lavorare, compiere delle opere tenendo conto dell'assoluto, quindi della salute. È una cosa che a me ha colpito moltissimo, per cui ho voluto sottolineare questo aspetto anche per tener conto della devozione delle persone rispetto ai santi. In genere ai santi si chiede, anche attraverso la preghiera, la questione della salute. La questione della salute, che è molto ampia, non è soltanto la salute del corpo, ma è anche una salute che scrive poi la nostra esperienza e la nostra vita. Il volume appunto di cui parliamo, Per ragioni di salute, tra l'altro ha anche un corredo iconografico particolarmente bello e prezioso, vuole un po' descrivercelo? Tra l'altro
l'avvio degli studi di questo libro è nato proprio dalla percezione, dalla verifica che alcuni artisti del Novecento si sono ancora adesso, diciamo ancora nel XX secolo, occupati di San Carlo. Sono artisti, sono opere che sono state fatte tra gli anni 90 del Novecento e il 2010, quando è stato pubblicato il libro. Sono artisti italiani, ma sono anche artisti stranieri che hanno restituito un San Carlo, un'immagine, un'iconografia di San Carlo veramente straordinaria e veramente ricca. Per cui raccogliendo queste opere, diciamo che hanno dato avvio a quello che è la pubblicazione di questo libro. Nel frattempo era chiaro che non si poteva parlare di San Carlo senza raccontare anche quelle opere che ci sono state a partire dal 1610, anzi per la precisione del 1602, quando Federico Borromeo ha seguito il processo di canonizzazione, e per questo, in vista della conclusione del processo di canonizzazione, ha dato l'incarico ad alcuni maestri del 500 e del 600 di compiere e di dipingere delle opere che oggi troviamo nella famosa galleria del Duomo di Milano e che si chiamano i famosissimi quadroni di San Carlo, che sono esposti in ciascuna celebrazione, soprattutto dell'anno della canonizzazione rispetto a San Carlo. Negli anni precedenti hanno avuto più esposizione e ciascun anno nella festa di San Carlo vengono esposte per un periodo di tempo. Poi c'è anche l'iconografia, le immagini per quanto riguarda gli scritti che sono stati pubblicati e di San Carlo e su San Carlo, e quindi ho voluto fare anche un richiamo a questi scritti, alcuni dei quali sono veramente importanti, veramente straordinari, e che costituiscono proprio la base della lettura delle opere di San Carlo. Oltretutto, proprio questi documenti, proprio gli scritti, no, di San Carlo, vengono proposti in un audiolibro che si intitola Il romanzo di San Carlo Borromeo, sempre appunto lei ne è la curatrice, e che propone alcuni testi in versione audio. Vuole un po', sì, descriverci com'è andata la scelta di questi testi? Esatto, i testi sono un po' il racconto, la restituzione degli scritti di San Carlo attraverso proprio la lettura. Si è posta questa questione perché leggendo questi testi la lingua di San Carlo è veramente straordinaria, e non solo, ma c'è una questione di comunicazione che non è facilissimo trovare negli scritti antichi. La lingua non è stata assolutamente cambiata neanche nella punteggiatura, e quindi risulta qualcosa di veramente straordinario, non solo, ma poi moltissime testimonianze date sia da intellettuali contemporanei a San Carlo, sia da intellettuali che sono venuti dopo, hanno trovato la lettura degli scritti di San Carlo veramente efficace, per cui ciascuno di loro, parlo di Giuseppe Ripamonti, di Carlo Maria Maggi, di Torquato Tasso, di Alessandro Manzoni, che ciascuno di noi conosce nel riscontro dei Promessi Sposi, hanno voluto dare un omaggio a Carlo Borromeo in modo veramente di altissimo livello artistico. Questi brani sono nel testo. Naturalmente una lettura specifica, una lettura bella, una lettura che colpisce, doveva essere ripresa, quindi questa oralità di questi scritti di San Carlo e di altri mi è sembrato che occorresse riproporla anche nell'oralità, quindi nella pronuncia, nel racconto, nella comunicazione. Da qui proprio la decisione di fare questo libro. Tra l'altro è una cosa molto interessante perché io a Milano c'è un istituto importantissimo che è l'Istituto dei Ciechi, che raccoglie in modo veramente straordinario quello che è raccontato, anche quello che a torto, diciamo, si può chiamare un audiolibro, ma che è un libro, un vero libro, quindi la connotazione di audio è perché c'è la voce, perché c'è l'oralità, ma è che in fondo poi arriva alle persone anche attraverso la voce. San Carlo non ha scritto libri mettendosi a tavolino, ha raccontato delle storie che sono state trascritte da vari interlocutori, che poi sono state pubblicate e che lui ha rivisto.
ma diciamo gli scritti che sono arrivati fino a noi, le parole scritte, i libri pubblicati di San Carlo, in effetti il 95% è stato pronunciato oralmente. Questa oralità è stata per un certo modo anche l'idea di raccontare questo libro anche attraverso l'audiolibro. Anche la voce. E anche la voce, che è una cosa veramente importante. Naturalmente San Carlo, assolutamente, ma non solo, ma San Carlo ha fatto un libro che è un'istruzione per i predicatori, che non ha scritto, infatti ci sono delle note in cui vengono trascritte da alcuni suoi collaboratori, ma che lui dice come parlare, come comunicare, come rivolgersi al pubblico, come avere l'atteggiamento per parlare al pubblico, come scrivere delle note attraverso il pubblico, tant'è che lui non scriveva mai le sue omelie, ma faceva degli schemi molto articolati e molto complessi, che figurano come vengono chiamate, sono passate poi nella storia come arbor, perché hanno proprio la forma, una ramificazione tipica dell'albero, in cui lui, quando parlava, faceva le prediche, seguiva, a secondo di chi si trovava davanti, a secondo le condizioni, a secondo le esigenze del pubblico che si trovava davanti, seguiva un certo percorso. E quindi questo era assolutamente indispensabile, raccontare la storia di San Carlo anche attraverso l'audio. E vogliamo perciò ascoltare anche proprio un brano, appunto, da questo audiolibro. Si tratta di Humilitas e Obedientia, il gradino e la scala. Le voci sono di Giorgio Bonino, Claudio Moneta e Elda Olivieri. L'Humilitas sarebbe stata antichissima, che la si vorrebbe far risalire fino a Federico Barbarossa, figlio di Federico Vitaliani, duca di Svevia, poi imperatore, il quale portò l'armi contro le città d'Italia e fu quello che, umiliato, si prostrò ai piedi del pontefice Alessandro III. Questo atto di umiliazione fu ricordato in una moneta nel cui rovescio eravi la sua effigie e sul diritto la parola Humilitas. Nessuna gerarchia dell'umiltà, dice Carlo Borromeo nella sua omelia del 27 marzo 1567 e che riprende con forza in quella del 15 agosto 1583, a proposito di Maria e parodiando Sant'Agostino. E quali sono codesti gradini, o madre di misericordia? Il primo qual è? L'umiltà, essa risponde. E il secondo? L'umiltà. E il terzo? L'umiltà. E gli altri? Tutti l'umiltà, o figli. E se mi interrogaste mille volte risponderei l'umiltà. Era dunque un brano tratto da Il romanzo di San Carlo Borromeo di Fabiola Giancotti, un audiolibro edito dal Club di Milano e da Jolly Master. E noi ringraziamo quindi Fabiola Giancotti di essere stata in nostra compagnia, di averci presentato questo prezioso volume, che appunto accanto all'altro volume Per ragioni di salute, sempre a cura appunto di Fabiola Giancotti, illustra la figura di questo straordinario santo e intellettuale quale è stato appunto San Carlo Borromeo. Grazie di essere stata con noi. Grazie a voi. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.